Giorgia Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi, finito poco fa con il ministro della difesa Guido Crosetto, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio e il sottosegretario Mantovano, autorità delegata per i servizi. Il ministro degli esteri Tajani era a Genova per la campagna elettorale, dunque si collega da remoto. Reazioni delle istituzioni che nel tardo pomeriggio, subito dopo le prime notizie dell'attacco iraniano su Israele, cancellano le polemiche politiche del giorno. Le tensioni a destra sul voto austriaco, con le relazioni con l'ultradestra, e quelle a sinistra con Conte che fa saltare il campo largo anche in Emilia e Umbria. La preoccupazione è forte, segnalata già dal mattino da una nota di Palazzo Chigi che informava su un colloquio telefonico della Premier con il primo ministro libanese per rinnovare la vicinanza alla popolazione civile, ricordare gli aiuti stanziati e anche che l'Italia lavora per una de-escalation negata dai missili del pomeriggio. La preoccupazione è forte anche per il contingente italiano in Libano con la missione UNIFIL. Lo dimostrano anche le parole del ministro della difesa nel primo pomeriggio. Quella sulla validità attuale della missione UNIFIL, dice Crosetto, è una riflessione che sto facendo da più di 6 mesi con l'ONU e che lascio quindi alle mie interlocuzioni quotidiane con le Nazioni Unite. Bisogna lavorare per la pace, commenta il ministro degli esteri Tajani. Bisogna che tutti quanti, anche l'Iran, si assumano le proprie responsabilità per evitare l'escalation. Sulla situazione in Medio Oriente, i ministri degli esteri e della difesa riferiranno domattina alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Un appuntamento già fissato da giorni che le opposizioni, alla luce degli ultimi sviluppi sul campo, hanno chiesto di trasformare in un'informativa in aula e che acquista ulteriore rilevanza alla luce degli sviluppi in Medio Oriente. E questioni politiche.